Un saluto a tutti, sono Enrico J, vediamo in partnership con la community di borsa bestbrokers.it la situazione su due grafici che offrono secondo noi opportunità di trading molto interessanti. Lo facciamo tramite il broker markets.com e partiamo con General Electric, titolo primario statunitense del Dow Jones, con time frame daily e candele giapponesi. Andiamo a inserire due medie mobili, le classiche, le più, diciamo, le più gettonate tra gli investitori, non solo retail, ma soprattutto istituzionali. Ecco, in questo caso le andiamo a inserire e le andiamo a settare velocemente con la piattaforma di Markets. Inseriamo la media mobile a 200 periodi e poi inseriamo la media mobile a 50 periodi. Andiamo a distinguerla con il colore. Ecco, vediamo anche quanto sia semplice andare a operare con la piattaforma. In questo caso andiamo poi a portare il grafico a schermo intero per avere una situazione molto più chiara. Quello che è interessante è vedere come vi sia un downtrend di lungo periodo che ha cominciato da fine dicembre di un anno fa a fare dei minimi crescenti e dei massimi anch'essi crescenti, decretando la probabile fine del downtrend. Il tutto accompagnato, come vedete in area azzurra, da una serie esplosiva di volumi, per cui abbiamo una probabile inversione di trend confermata dalla presenza di compratori sul mercato. E interessantissimo, se andiamo a fare uno zoom, vedere come si è da poche sessioni avuto il cosiddetto Golden Cross, ossia l'incrocio rialzista, l'incrocio d'oro, ossia la media mobile a 50 taglia al rialzo la media mobile a 200. Operatività in questo caso può essere, almeno secondo me, la più consigliata: attendere una fase di pullback che è già iniziata da alcune sessioni dopo questa pin bar ribassista, per andare a cogliere il supporto in area 10,70 e posizionarsi long, andando così a dare fiducia al probabile cambio di trend che dovrebbe essere già iniziato, visto il gap, visto la ripida salita in uptrend del prezzo, accompagnata da volumi molto molto alti e appunto dall'incrocio rialzista Golden Cross delle due medie mobili. Passiamo al secondo grafico. In questo caso andiamo sul Forex e andiamo su una major, quindi dollaro statunitense, scusate, contro yen giapponese. Rimaniamo su time frame daily con candele giapponesi e andiamo a pulire un attimo il grafico e lo portiamo subito anch'esso in modalità schermo intero per maggior fruibilità. Quello che è interessante vedere è che come si sia formata sull'ultima sessione daily una possibile candela di inversione dei prezzi, ossia una pin bar di stampo ribassista. Il prezzo si è appena portato sopra le medie mobili, ma sono la 50 e la 200 ancora incrociate al ribasso. Questo livello è un livello interessantissimo per tre indizi che ci dà di ipotesi bearish, cioè ribassista. La prima è che abbiamo una resistenza dinamica con questo minimo rotta al ribasso e poi retestata per due volte, per la terza volta proprio con la candela della sessione di venerdì. Questo stesso livello è altresì ancora resistenza dinamica, eccoci qua, di medio-lungo periodo con questa trend line ribassista che per 4, 5 e 6 volte con l'ultima candela funziona in maniera egregia da resistenza. Per cui abbiamo il prezzo su doppia resistenza e con candela potenziale bearish, che potrebbe dare la conferma sotto la rottura dei minimi, quindi sotto i 109,40, sotto i minimi di venerdì, potrebbe dare conferma ribassista. E non da ultimo è da vedere come questo livello sia in maniera molto interessante. Andiamo dalla piattaforma di Markets a prendere Fibonacci, come questo livello sia un livello molto molto importante, perché dai massimi fatti in settembre 2018 sino ai minimi di quest'anno a ottobre
2019 e durante tutto questo downtrend è partito poi il pullback che culmina proprio a questo livello che corrisponde, eccoci qua, al 50% della griglia di Fibonacci, quindi probabilmente il livello più importante, per cui oltre chiaramente allo 0,618 che è il livello auro. Per cui ecco, abbiamo un livello di Fibonacci e due resistenze che ci indicano, ci danno tre indizi short insieme a una candela di stampo ribassista e con le medie mobili ancora incrociate al ribasso. Per cui su dollaro yen manteniamo ottica short di breve medio periodo. Vi invito chiaramente anche a navigare sul sito della bestbrokers.it. Potete accedere dalla home page direttamente al canale WhatsApp, vedere gli articoli più recenti su tutti i sottostanti di borsa, ricevere un report in esclusiva semplicemente da questo link e poi è possibile anche essere aggiunti al gruppo WhatsApp mettendo in memoria sul proprio smartphone questo cellulare per avere poi tutte le novità della community di bestbrokers.it. Un saluto a tutti da Enrico J.